Al salone di Friedrichshafen incontriamo Corrado Ruselen, fondatore dell'Alpi Aviation, azienda friulana che quest'anno compie 20 anni e 1000 aeroplani prodotti. Per chi non conoscesse la gamma dei velivoli della Alpi Aviation, facciamo un resumé con Corrado Ruselen. L'Alpi Aviation nasce, come ho detto prima, 20 anni fa e negli anni abbiamo 6 modelli diversi di velivoli più un elicottero e la novità di quest'anno che è il bimotore, ma se parliamo dei 6 velivoli abbiamo la versione 200 a carrello fisso, la versione 300 a carrello retrattile, la versione 330 che è un addestratore acrobatico, la versione 400 e poi i carrelli, vari carrelli fissi, retrattile, varie configurazioni. Quali sono le differenze sostanziali che differenziano gli aerei della vostra gamma? Allora, noi siamo nati con il Pioneer, si chiamava, il nome non è a caso, perché quando siamo nati eravamo davvero pionieri di queste prestazioni della velocità. Il Pioneer 300, è nato poi il Pioneer 200 per esigenze diverse di mercato, quindi è un entry level, per noi adesso è l'entry level della gamma, a carrello fisso, con una motorizzazione da 80 cavalli, comunque capace di buone prestazioni. Un aereo scuola fondamentalmente? Esattamente, un aereo che si presta molto per la scuola. Poi negli anni abbiamo sviluppato il 400 con un aereo a 4 posti, quindi non rientra nella categoria dei leggeri, ma nell'aviazione generale perché è capace di portare 4 persone. Ecco, questa macchina a 4 posti, voi la proponete come kit di costruzione, come aereo certificato experimental o in quale altra categoria e a quali mercati vi rivolgete? Il nostro mercato è mondiale, lo vendiamo particolarmente in kit, dipende poi dagli stati, ci sono degli stati che vogliono soltanto il kit in annesso 2, oppure experimental, che è la stessa cosa, oppure ci sono degli stati che accettano anche il factory build assist, quindi possiamo far venire il cliente in casa nostra a costruirsi il suo aeroplano. Cosa presentate quest'anno? Quest'anno la novità è il Pioneer 300 Griffon equipaggiato col nuovo motore Rotax 915 da 140 cavalli. Avevamo già presentato la stessa motorizzazione l'anno scorso nella versione 400. Con questa motorizzazione si riescono a raggiungere velocità di crociera di 320 km all'ora, 170 nodi. Quali altre novità presentate? Beh, portiamo una novità, secondo me è una prima assoluta, che è un bimotore ibrido, doppio motore ibrido, il che vuol dire che abbiamo 4 motori, quindi 2 motori endotermici equipaggiati in serie con 2 motori elettrici. Una cosa abbastanza complessa, la possiamo vedere? Ecco il nuovo motore ibrido presentato dalla Alpi Aviation. Il progetto è ibrido, non soltanto il motore, nel senso che è un bimotore equipaggiato di 2 motori endotermici e 2 motori elettrici, chiaramente serviti da un inverter, ognuno è servito dal proprio inverter. La peculiarità di questo progetto è che mi trovo con un aeroplano la sicurezza di un bimotore che non pianta mai. Sappiamo che la difficoltà di un bimotore è la fase di decollo, che se pianta un motore l'aereo si mette di traverso. In questo caso, avendo 100 cavalli nel motore a pistone, motore endotermico, e più di 75 cavalli nel motore elettrico, nel caso di una piantata il motore elettrico sopperisce alla problematica. Poi quello che è fondamentale capire di questo progetto, di questa idea, è che nel caso in cui uno dei due motori pianti abbiamo 20 minuti per ogni gondola, perché abbiamo le due gondole, 20 minuti di batteria. Di conseguenza posso avere 40 minuti, se un motore pianta io posso prendere la batteria, i 20 minuti della batteria di questo e 20 minuti dell'altra, e non solo, l'altro motore diventa un generatore per questo motore, quindi l'altro motore funzionante avrà una parte di potenza utilizzata per continuare il volo e una parte di potenza per fornire elettricità a quest'altro motore per 3 ore di autonomia. È un progetto originale della Alpi Aviation, esistono altri progetti simili al mondo? Esistono dei progetti simili, però quello che ho visto finora sono dei progetti con un solo motore endotermico che fa girare un generatore il quale dà tensione a più motori elettrici. Però se il motore endotermico
pianta resta soltanto l'autonomia delle batterie, invece qui no, e se uno dei due motori pianta resta l'alto motore come ridondanza che diventa generatore. Voglio dire che questo progetto, che è un progetto Alpi Aviation, nasce comunque con la collaborazione di Efesto, che è la società che ci supporta per la parte elettrica. L'ingegner Raffaele Lugli è il capo progettista dell'Alpi Aviation. Voi costruite da 20 anni aeroplani con l'anima di legno. Perché siete sempre fedeli a questa formula? Il legno, oltre a essere, come ben noto, un materiale composito a matrice naturale, offre degli indubbi vantaggi dal punto di vista tecnico nel settore della certificazione, nel settore dell'aviazione leggera dal punto di vista certificativo, perché a differenza dei materiali compositi per i quali è richiesto spesso un fattore di sovradimensionamento dal punto di vista certificativo, un fattore di sicurezza aggiuntivo, nel caso dei materiali lignei o metallici o comunque ben noti al mondo tecnico aeronautico, questo fattore di sicurezza aggiuntivo non è previsto, non è richiesto dalle autorità aeronautiche, quindi complessivamente alla fine di un processo certificativo una struttura progettata in materiali lignei o ibridi lignei e compositi ha un rapporto resistenza-peso inferiore rispetto a un'equivalente soluzione in materiali compositi puri, proprio per l'aspetto del sovradimensionamento che è necessario dal punto di vista certificativo. Se a questo sommiamo gli aspetti di manutenibilità, riparabilità e versatilità nel ciclo di produzione e gestione del ciclo di vita del prodotto, il risultato finale è che il materiale ligneo, ovvero le soluzioni ibride, lignee e compositi, sono quelle più paganti dal punto di vista del ciclo di vita, dal progetto alla certificazione. Il legno è soggetto a scadenza come gli altri materiali oppure on condition? Il legno, come ben noto, manutenuto debitamente, è un condition, per cui, come sappiamo, gli unici velivoli che oggi al mondo sono ancora esistenti e hanno magari anche più di 60 o 80 anni sono velivoli di anima lignea, quindi ben gestiti e ben manutenuti nel ciclo di vita, come dicevo prima, sono velivoli che dureranno probabilmente più della vita del proprietario. Lei è appoggiato a un esempio di una centina. Ci può raccontare come viene costruita tutte queste formule, come sono elaborate, con macchine a controllo numerico? Allora, sì, questa è una tipica centina di una configurazione alare di un Pioneer 200 in questo caso. Il legno viene gestito dal punto di vista tecnico come materiale compositi, nel senso che ci sono strutture che hanno degli scopi di resistenza a trazione e compressione e strutture che hanno degli scopi di resistenza a taglio o ad altri sforzi torsionali. Quindi la scelta strutturale è proprio legata alle funzionalità di ogni componente. In questo caso vedete che la centinatura, classicissima anche dal punto di vista tecnico, è organizzata in elementi longitudinali, verticali e diagonali e in piccoli rinforzi in compensato che realizzano sostanzialmente tutte le giunzioni fra i vari elementi. Quindi questi elementi costruttivi, che hanno un design molto classico, se realizzati su scala industriale con scali di montaggio, consentono anche cicli di produzione e standardizzazione industriale di alto livello, che è quello che facciamo noi in azienda da 20 anni. Che tipi di legno impiegate? Ma usiamo, dal punto di vista strutturale, prevalentemente per i compensati, compensati di betulla, che offrono prestazioni molto elevate, con standard qualitativi molto elevati, e per quanto riguarda invece strutture primarie, longherone alare o altri longheroni secondari, si usa un'essenza di pino che proviene dalle foreste del Tarvisiano, quindi molto vicine a dove siamo noi basati in Friuli. Quindi è un parente, l'aeroplano è un parente dei pianoforti, per così dire. È molto parente dei pianoforti, molto parente dei pianoforti. Ci sono aziende nella nostra regione molto famose nel mondo per la produzione di pianoforti, con le quali in alcuni casi condividiamo alcuni fornitori di alcune essenze. I famosi abeti di risonanza della Val di Fiemme. Risonanza, alcuni compensati anche. Anche la betulla è molto utilizzata nel settore dell'acustica.